che vedevamo all'inizio, cioè quest'app di cui avete avuto, diciamo, le indicazioni per partecipare al sondaggio. Io chiamerò adesso nel corso del nostro confronto la domanda del sondaggio, la richiamerò in modo che possiate partecipare e alla fine vedere un po' che tipo di risposte sono state date. Peraltro, come forse già sapete, se non lo sapete ve lo anticipo io in questo momento, sia in questa sessione che nelle sessioni di domani è molto gradito l'intervento di chi partecipa a questo congresso con domande o commenti, osservazioni. Quello che vi chiediamo ovviamente è la brevità, insomma la capacità di sintesi. Anche lì vorremmo essere molto interattivi, visto che progettiamo il cambiamento, no? Come si legge su questo palco, quindi se avete riflessioni, sottolineature, quesiti da porre, fatelo pure poi nel corso dei nostri interventi, magari anche da sottoporre proprio a chi sta per parlare in questa sessione. Quello che volevo dire a proposito di cambiamento, è ovvio che tutto quello che arriva dal mondo digitale, dall'innovazione, ma questo non c'è bisogno che ve lo spieghi io, ha un impatto, sta avendo un impatto, avrà un impatto ancora più potente, più forte, più robusto nelle nostre attività quotidiane e nell'attività degli ingegneri. Ho scoperto peraltro, guardando e studiando un po' gli atti e gli argomenti di questo congresso, che esiste questo BIM, che per gli ingegneri è di grandissima importanza. Per me questa sigla in televisione ha altri significati, ma ho capito quant'è cruciale in questa professione. E diciamo che gli ingegneri sono ovviamente attori principali per creare, progettare innovazione, ma nello stesso tempo devono anche loro, per un discorso di competenze, adeguarsi e studiare ancora di più ed essere, come dire, sono anche un po' i primi destinatari di tutto quello che la tecnologia a cui gli ingegneri contribuiscono permette, insomma, in termini anche di vantaggi e di strumentazioni e di strumenti sono molto sofisticati. Dicevamo, ci occupiamo di innovazione e professione digitale, lo facciamo partendo da Pietro Baradono, che saluto, che è provveditore all'opera pubblica in Lombardia e in Emilia Romagna. Io spero, noi abbiamo un piccolissimo handicap qui sul palco, ce ne scusiamo, voi sentite molto bene, questo è l'importante, noi ci sentiamo a malapena perché abbiamo un rimbombo, quindi spero che il dottor Baradono mi senta, insomma sì. Allora, cominciamo a dire, a proposito di innovazione digitale, cominciamo a parlare un po' anche delle... C'ha delle slide forse? Vediamo, adesso facciamo tutto completamente a braccio, perché forse l'ingegnere ha delle slide da farci vedere. Cominciamo a dire una cosa, no? Io parlavo del BIM, cioè di questo strumento che serve per progettare e gestire grandi progetti, soprattutto nel campo delle costruzioni, quindi anche per questo occorrono nuove importanti competenze, e ho letto che in Inghilterra addirittura c'è l'obbligo a gestire le opere pubbliche attraverso questo strumento. E qui da noi? No, c'è un obbligo. Non è un obbligo nel Regno Unito. In realtà in nessun paese europeo attualmente vi è un obbligo per legge, no? Di progettare e gestire un'opera con strumenti digitali. C'è un indirizzo dei governi, ci sono progetti tipo progetti pilota che vengono appaltati con questi sistemi, ma non esiste una legge a monte. Diciamo sono raccomandazioni più che altro. Indirizzi da parte dei ministri. Tra l'altro, per esempio, la British Railways sta progettando tutto così. Ovviamente chi non è pronto per l'approccio digitale non può partecipare, evidentemente. Non è un obbligo di legge. D'altronde noi siamo il primo paese che ha inserito nel codice degli appalti, l'articolo 23,13, diciamo, per adesso una via non obbligatoria, ma diciamo, una via con un certo processo che avrà un certo tempo, di un futuro di obbligatorietà o comunque di utilizzo del BIM secondo certe regole. Noi siamo il primo paese che ha inserito in legge una cosa del genere. Gli altri paesi per adesso no, per adesso hanno solamente delle commissioni di indirizzo a livello governativo. In realtà esistono paesi tipo la Danimarca, la Finlandia, dove ormai tutto funziona così, però non c'è una vera e propria legge sugli appalti che preveda questo. Noi siamo il primo paese in questo senso.
siete il nuovo codice degli appalti, diciamo, che cosa cambia l'approccio alla progettazione? Ma di approccio alla progettazione dal punto di vista strutturale nulla. C'è una procedimentalizzazione più spinta sicuramente e una maggiore flessibilità, perché il codice, non ci dimentichiamo, che ha un approccio un pochettino più flessibile, e questa è una cosa positiva ovviamente. È per adesso una struttura non completa perché manca tutta la soft law, che adesso dovrebbe essere in procinto di essere pubblicata, però diciamo l'approccio è un approccio di stampo vagamente anglosassone, e questa è una cosa positiva perché ci pone, diciamo, con una possibilità di innovare maggiore rispetto a prima. Allora, diciamo, abbiamo fatto l'antipasto in questo momento con Pietro Baradono. Vi faccio vedere però, perché ogni sessione ha anche, diciamo, un video che ci illustra l'argomento, vi faccio vedere il video relativo proprio a innovazione e professione digitale. Vediamo. Al tavolo numero uno, innovazione e via dicendo. Mi aspetto di ragionare su un modello collaborativo tra i vari mondi, tra gli operatori economici e il mondo della pubblica amministrazione. Alla base di questo rapporto collaborativo, che credo sia quello sul quale dobbiamo puntare, che con i nuovi paradigmi, quindi con l'utilizzo forte del BIM, non visto come strumento, come dire, come tecnica, ma come linguaggio comune. Siamo partiti da focalizzandoci sul BIM, poi in realtà quello che è venuto fuori è che si doveva partire da qualcosa di più ampio, cioè l'innovazione non può essere espressa esclusivamente con il BIM, è molto ampio, quindi quello che abbiamo sintetizzato è un metodo top-down, cioè quali sono effettivamente i problemi, le questioni globali, e vorremmo avvicinarle e portarle a problemi provinciali. Stiamo cercando di declinare il concetto di innovazione, e per innovazione intendiamo sia la parte informatica, ma l'informatica è un mezzo dell'innovazione. Stiamo cercando di declinare l'innovazione come un concetto più ampio, nel senso di innovare la professione. Allora, cosa significa innovare la professione? Quello che emerge dal mio gruppo di lavoro è la condivisione della cultura. La condivisione della cultura porta inevitabilmente a una nuova forma di professione che passa attraverso nuovi mezzi, che poi probabilmente riassumeremo con gli altri tavoli, saranno mezzi informatici, come può essere il BIM, ma possono essere altre tipologie di condivisione. Sta andando bene. Ora stiamo discutendo i nostri punti di vista, cercando di trovare la modalità di presentazione di quelle che sono le tematiche del nostro sottogruppo. Si percepiva qual era il tema di discussione relativamente al BIM, all'importanza che esso può avere nell'ambito professionale, e BIM come garante anche della qualità del prodotto indubbiamente, ma anche del rispetto delle prestazioni professionali che noi tecnici chiaramente, sia nell'ambito pubblico che privato, dobbiamo avere. Cosa deve fare l'ingegnere? Dove deve focalizzarsi l'ingegnere italiano per stare dietro a questi nuovi cambiamenti? Quindi ci sarà sicuramente il BIM, ma ci sono anche la ricerca di nuovi materiali, ma ci sono anche entrare nei tavoli dove si prendono le decisioni. Allora, avete sentito un po' di parere e testimonianze. Adesso coinvolgo Ilaria Lagazio, che saluto, per avere un buon pomeriggio, che è laureata in ingegneria civile, no? Sì. È specializzata in strutture, ho visto anche che ha avuto un'esperienza negli Emirati Arabi, peraltro. Lei ha scritto anche, mi pare, un libro, no? Sul BIM, o no? No, un blog. No. Si tratta di un blog, dal BIM in poi. Quindi, insomma, è uno strumento che conosce bene. Sì. Posso fare anche a lei la domanda un po' che facevo, anche se ovviamente da ruoli e competenze diverse, che futuro si immagina per il BIM in Italia? Allora, io immagino che
abbiamo ancora di fronte un'enorme opportunità, quella di accogliere queste nuove tecnologie che partono dal BIM. Il BIM è solo il punto di partenza ed è un treno che dobbiamo assolutamente prendere, perché è un po' la porta verso il futuro. Quando parliamo di futuro, di future tecnologie, appunto il BIM è solo un tassello che andrà a comporre un enorme puzzle, di cui faranno parte altre tecnologie, come la possibilità di lavorare con la potenza aumentata del calcolo in cloud, la stampa 3D, la digitalizzazione dei manufatti, ma anche l'internet delle cose, l'internet of things, il big data, le smart cities. Diciamo che noi abbiamo una formidabile cassetta degli attrezzi, esatto, insomma, no? Esatto, e tutto questo può partire soltanto da una digitalizzazione del manufatto edilizio. L'edilizia, il mondo dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni, soffre sempre di un certo ritardo sul terreno rispetto a quello che è il mondo manifatturiero. Se noi guardiamo appunto al mondo meccanico e a quello che è successo negli ultimi 20 anni col digital prototyping, possiamo avere un'idea di quello che possiamo fare adottando queste tecnologie anche per il mondo edilizio. Se per il meccanico si parla appunto di prototipi digitali, il BIM è esattamente la stessa cosa trasferita all'edilizia. E il BIM vuol dire cambiare processi. Il BIM non è soltanto lavorare su un software o su una piattaforma digitale, vuol dire lavorare su 3 ingredienti, che sono processi, persone e strumenti. Soltanto agendo su tutti questi 3 fattori noi possiamo effettivamente compiere un passo verso il futuro, unire questa tecnologia a tutti questi altri trend di mercato e andare poi a dare delle risposte concrete. Risposte a delle tendenze di mercato che ormai, lavorando anche in ambito internazionale, vediamo che sono molto forti, come ad esempio la sostenibilità, che è un tema importante, tendenze legate a quella che è l'aumento demografico sul pianeta, alla gestione del dato, che sono fattori di cui parliamo da anni nel settore, ma che sul professionista, sulle singole attività non hanno ricevuto l'attenzione per tempo. Quindi noi ci troviamo di fronte a delle emergenze in questi 3 settori, in questi 3 ambiti, a cui il BIM dà tranquillamente delle risposte. Quindi quello che è il mio invito è di vedere il BIM come un'enorme opportunità e non una minaccia per quella che è la nostra tradizione, che è un po' quello che, anche essendo molto attiva sui social, è il messaggio che mi arriva sempre. La tendenza a vederlo come un'ennesima burocratizzazione, un ennesimo peso sulla già difficile vita del progettista. In realtà è proprio la chiave di volta che permetterà di ottimizzare il lavoro e quindi di ridurre il peso del lavoro per potersi concentrare sul progetto migliore. Il BIM deve abbracciare tutte le fasi della progettazione, quindi partendo da un discorso concettuale, una modellazione concettuale, fino poi all'esecuzione, ma di più. Il BIM non sarà completamente adottato finché non verrà fortemente applicato nel campo del facility management, quindi il proprietario dell'immobile che dovrà capire il valore di un modello digitale di quello che gli viene consegnato. E sarà anche un po' la prova del 9, perché fino a che tutti quanti ci racconteremo che utilizziamo il BIM, ma poi alla fine verrà messo in un cassetto come se fosse il vecchio prodotto cartaceo, non avremo la prova che quello che noi andiamo a consegnare ad un'area edificata nelle mani di un proprietario potrà essere effettivamente utilizzato in quello che chiamiamo il life cycle management, quindi il ciclo di vita dell'edificio dal momento in cui viene concepito fino alla sua eventuale demolizione. E noi sappiamo che le spese di gestione sono quelle più alte, quindi il maggiore vantaggio sarà proprio in questa fase. No, diciamo già presente ma è anche futuro. Approfitto di quello che lei diceva per lanciare la prima domanda del sondaggio, quindi a cui vi invitiamo ovviamente di partecipare numerosi. La prima domanda è questa: concordi con l'affermazione il BIM non deve essere inteso come uno strumento, una nuova tecnologia per la redazione di progetti, ma come metodo, come processo chiave dell'ingegneria, capace di innovare il sistema anche attraverso un linguaggio comune ed interconnesso dei 3 settori dell'ingegneria? Ovviamente c'è un punto di domanda alla fine. Questa è la prima domanda che vi poniamo e su questa vi chiediamo la vostra opinione tramite, eccolo qui, la vedete adesso, vi chiediamo di esprimervi attraverso la nostra app. Voi tra poco vi daremo la seconda domanda, non vogliamo affaticarvi, ma siamo ovviamente molto interessati a queste 2 domande che riguardano questo tavolo, diciamo, questa sessione. Volevo chiedere ancora una cosa
a Ilaria Lagazio, lo dicevamo inizialmente, cioè gli ingegneri sono parte attiva di queste formidabili, di questo formidabile processo innovativo, no? E in questo caso soprattutto digitale, e però anche da parte loro ci vuole, non soltanto mi verrebbe da dire un tuffo in queste nuove competenze, ma anche un atteggiamento forse mentale, no? Sì. Nuovo, diverso per il cambiamento, o no? Credo che le competenze degli ingegneri italiani siano eccellenti, e questo lo dimostriamo ogni giorno anche confrontandoci con l'estero. L'unica cosa che vedo è un pochettino la mentalità legata al passato. L'ambiente edile è proprio quello in cui si sente sempre dire, dare come risposta: abbiamo sempre fatto così. Questo non vuol dire che noi dobbiamo continuare a fare così, quindi la trasformazione... Questo, scusi se interrompo, vorrei rassicurare anche gli ingegneri, che insomma mi vanto di conoscere abbastanza per le tante cose fatte insieme, riguarda molti settori, diciamo, molti professionisti italiani, nel giornalismo non le dico quanti, quindi non so se il mal comune può sollevarsi, ma è così, scusi. Certo. E in realtà noi abbiamo le capacità di intraprendere questa strada, forse dobbiamo solo sentircene convinti. E poi c'è un'altra cosa a cui voglio fare riferimento, di cui si è parlato già questa mattina, il discorso etico e di responsabilità. Io ritengo che il BIM sia uno strumento per veramente dare qualità, quindi il risultato del BIM potrà essere un risultato misurabile in termini di qualità, di sostenibilità e di risparmio dei costi. E sono tutti dei fattori che, se durante la crisi sono stati penalizzanti per il nostro settore, anche perché non passava giorno accendendo il telegiornale in cui si sentiva parlare della crisi dell'edilizia come la crisi del mattone che poi andava a ricadere su tutta la società. Beh, c'era poi un indotto. Non c'è italiano che non si sia sentito coinvolto nella crisi dell'edilizia. Quindi, se da un lato l'edilizia è stata un po' vista come la causa, io trovo estremamente motivante per la professione sapere che noi possiamo anche essere la soluzione del problema, e quindi avere in mano lo strumento e le capacità per dire: adesso, se l'edilizia è stata considerata, a torto o ragione, una causa, l'edilizia sistemerà l'Italia. Quindi... No, è bello sentire, dire che noi vogliamo essere la soluzione del problema, anche questo mi pare un atteggiamento, certo, propositivo verso il cambiamento, no? Prego. Se posso aggiungere una parola, il cambiamento è necessario per un motivo. Il settore delle costruzioni, sono dati pubblici, il settore delle costruzioni da 40 anni è piatto, la crescita è piatta, mentre invece altri settori, dall'elettrico, meccanico, all'aviazione e quant'altro, sono settori in crescita. C'è stata la crisi, ma sono settori mediamente in crescita. Noi abbiamo un abbassamento di produttività enorme. Ecco, questa, diciamo, la digitalizzazione, il processo, l'utilizzo dell'information technology negli appalti pubblici, per quanto mi riguarda, ma insomma in generale nel settore, è un cambiamento, ma anche una straordinaria opportunità. E noi l'abbiamo vista guardando dei dati di sperimentazione che sono stati ottenuti in Norvegia su alcuni grandi progetti ferroviari o altri progetti in giro per il mondo. C'è veramente una grandissima opportunità di crescita. Approfitto per chiederle forse una domanda marginale, ma rispetto alla sua riflessione di adesso: il pubblico è pronto a tutto quello che abbiamo sentito e stiamo raccontando? Allora, guardi, in realtà questo cambiamento, guardi, io la prima volta che abbiamo approcciato il problema della digitalizzazione è stato nel 2012, quando con i colleghi di tutti i paesi europei abbiamo costituito l'European BIM Task Group, che era una cosa volontaria. Più abbiamo convinto, devo dire che l'Italia insieme col Regno Unito ha convinto la Commissione Europea a finanziare questa cosa, e quindi adesso c'è un gruppo. Per noi c'è, oltre il nostro ministero, c'è ANAS, c'è Italfer, c'è l'Università e c'è l'OIG. Diciamo che è un momento molto importante, perché stiamo vedendo che è possibile effettivamente creare un sistema condiviso, collaborativo, nel quale naturalmente tutti gli attori sono chiamati a cambiare, e tra cui la pubblica amministrazione. Quindi la riconfigurazione del settore delle costruzioni, al di là della semplificazione della legge sugli appalti,
la rivisitazione delle stazioni appaltanti, le committenze, come diceva lei. Le committenze sono come tutte le altre società, come noi professionisti, come tutti quanti noi, siamo un paese un po' arretrato sotto questo aspetto. Ognuno con la sua volontà, noi nel Ministero, il Ministro ha voluto perseguire questa strada, quindi nel Ministero stiamo cominciando ad approcciare la formazione nel settore digitale, ci vuole tempo per fare queste cose. Considerate che una stazione appaltante importante come può essere un provveditorato, come anche i colleghi dell'ANAS e di Italfer, siamo circa 2-3 anni che stiamo formando il personale, ma è un processo che comunque impiega tempo. E peraltro non so se insomma il blocco del turnover forse non aiuta per il rinnovamento anche proprio, diciamo, generazionale, no? Assolutamente no. Stiamo studiando dei meccanismi di stage, stiamo studiando dei meccanismi di collaborazione con l'università, con le professioni, però obiettivamente questo è un freno non da poco, ha ragione. Allora, vado da Pleto Vicerno Ceraso, che saluto e ringrazio, anche lui fa parte di questo tavolo, è docente presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II credo, no? Per il corso di design computazionale, e insomma lei conosce bene i temi della progettazione architettonica, diciamo in era digitale. Ecco, allora intanto le chiedo qual è l'approccio di base che il BIM di cui stiamo parlando impone nella progettazione. Ma il BIM in effetti è la punta dell'iceberg, no? Il BIM utilizza le informazioni, in questo momento il più precipitato interessante che possiamo testare finalmente tra l'incontro della manifattura anche in ambito edilizio e in digitale. In questo momento è necessario utilizzare il BIM perché i progetti diventano sempre più complessi e quindi c'è bisogno sostanzialmente di riuscire a governare questa complessità. È la punta dell'iceberg perché dobbiamo cominciare a capire di che tipo di complessità stiamo parlando. Se il progetto integrato che tiene insieme tutte le componenti di una progettazione che poi è volta alla costruzione di manufatto edilizio, se questo progetto effettivamente poi darà come risultati un tipo di architettura, un tipo di edilizia piuttosto che un altro. È il primo strumento che è fondamentale per la nostra professione, ma non è l'ultimo ed in questo momento non è il solo. Gli altri che si affacciano all'utilizzo per la nostra professione sono di altro carattere. Noi siamo passati da un tipo di software che è il CAD, no? Che è un disegno, uno strumento di aiuto al disegno, ad un tipo di software che è emulativo, ha un carattere emulativo, che è proprio dell'utilizzo del design computazionale. Cioè si utilizza il software non più per come aiuto analogico, seppur fatto su strumenti digitali al disegno, si utilizza il software come strumento di emulazione di processi complessi che danno vita poi a dei caratteri emergenti che per noi nel nostro caso sono proprio le forme delle nostre architetture, delle nostre costruzioni, e l'ingegnere e l'architetto, sono architetto, si spostano, hanno uno scisma in questo momento lungo il corso della loro professione, da ideatori di forma, da persone che in qualche modo sintetizzano diverse istanze del progetto architettonico e di edilizia, diventano controllori di un processo. E il processo è molto più interessante della forma in sé, il processo in sé ha molte più possibilità, esprime molte più potenzialità. Immaginiamoci di non lavorare più con delle geometrie, immaginiamoci di cominciare a lavorare con delle informazioni. Ecco, il nostro compito in questo momento è cominciare a governare queste informazioni affinché alcune risposte che contengono istanze strutturali, istanze funzionali, problemi impiantistici, trovino risposta in maniera integrata. Il BIM in questo momento secondo me ci aiuta nella gestione di queste risposte. Altri strumenti integrano dall'inizio, dal concepimento della forma, queste istanze. Non li possiamo separare, io credo che il futuro del BIM sia nei sistemi complessi, assolutamente, nell'indagine dei comportamenti emergenti che in questo momento
ci fanno guardare ad un paradigma che è stato cambiato, no? Noi siamo figli fino a 20 anni fa comunque di un paradigma funzionale positivista, che se ne dica, di un maestro per le Corbusier, che con tutte le derive che poi ha portato in architettura e in edilizia ci ha condotto fino a circa 20 anni fa, ed è successo appunto 20 anni fa che poi il paradigma è cambiato grazie all'avvento dell'informazione. L'informazione è stata diciamo il paletto, il pivot che ci ha condotto a questo nuovo paradigma. In questo momento il paradigma è naturale, lo era anche prima, ma è naturale nel processo, non più nella forma. Ed è questo forse diciamo il punto di riflessione che vorrei porre. Ma no, mi viene in mente una cosa, perché qualche giorno fa noi abbiamo parlato dell'Italia, adesso cito una trasmissione che faccio in televisione, e c'era il presidente Zambrano ospite, e ricordando peraltro un'iniziativa molto bella, un evento mostra che hanno fatto Making di ingegneri a Roma, ricordando l'autostrada del sole, no? Questi filmati in bianco e nero d'epoca strepitosi che tanto raccontano della potenza, della forza dell'ingegneria in Italia e di quella italiana nel mondo, si parlava anche di creatività, diciamo. Allora io le chiedo, ma le tecnologie digitali, tutto questo rispetto alla creatività, come stiamo messi? Io vi dico una cosa, secondo me in Italia abbiamo faccio autocritica perché sono italiano anch'io, abbiamo una capacità incredibile di svuotare le parole del proprio significato. Adesso innovazione, creatività e stampa 3D e tutto quello che in questo momento è di moda, faccio fatica a trovarne il vero significato, cosa che secondo me invece non accade per esempio nei paesi anglosassoni. Cioè, c'è un presidio nei paesi anglosassoni che è fatto dai tecnici, cioè da noi, che in qualche modo ricordano a tutti quanti gli altri che cosa significa creatività, che cosa significa innovazione, qual è il modo giusto di intendere queste parole. Io non so dargli una risposta, cioè non so dire in questo momento, non so definire creatività che cos'è. So darle, diciamo, come dire, so riportare un'esperienza. Mi sono specializzato, ho cominciato i miei anni a Napoli, poi mi sono spostato a Roma. Io sono del classe 76, quindi una classe di sedotti abbandonati, no? Sedotti dal nostro sistema scolastico, di istruzione e anche universitario, abbandonati poi dallo stesso perché, e dal sistema Italia in generale. E quindi un po' per curiosità ho conosciuto Carlo Ratti, che poi mi ha portato ad avere un'esperienza all'MIT di Boston, e ho conosciuto anche quello che succede a Barcellona. E lì ho avuto la possibilità di frequentare l'Istituto di Architettura Avanzata e ho cominciato a conoscere queste nuove tecnologie. E ho cominciato a studiare biologia piuttosto che sistemi neurali, oppure ho cominciato ad interessarmi a studiare robotica, tutte discipline e materie lontane dal mio background. Forse sono stato l'unico che ha cominciato ad accumulare debiti formativi piuttosto che crediti formativi, come si fa in Italia. Mi sono accorto che più studiavo queste cose che erano necessarie a capire poi le architetture che io vedevo insomma sulle riviste patenate o in internet, erano insomma necessarie queste conoscenze, più studiavo queste cose più il mio debito formativo aumentava. E però mi sono accorto di un processo che è molto interessante, che è il processo della progettazione integrata. Adesso si stanno in qualche modo dissolvendo un po' le conoscenze e le barriere, quello che metteva distanza tra l'architetto e l'ingegnere, tra chi costruiva e chi progettava. Questo è avvenuto anche grazie all'utilizzo di queste nuove tecnologie e nuovi software. Chi progetta in questo momento ha la possibilità immediata di prototipare, di verificare, di avere un feedback. Certo, siamo agli inizi, è vero, assolutamente. Abbiamo la tecnologia abilitante in questo momento, quindi abbiamo lo smartphone, ci stiamo ancora arrovellando sulle possibili app più interessanti, ecco, per fare un paragone. Beh, qualcuno verrà fuori sicuramente con l'app interessante, quindi non lo so dire qual è il, diciamo, che cos'è la creatività. So di sicuro che in questo momento c'è una ricongiunzione dei saperi. Questo non significa abbandonare le specializzazioni, questo significa però cominciare ad avere quel senso critico che è proprio dei tecnici italiani, che è proprio degli ingegneri, degli architetti, e che secondo me in questo momento il senso critico che ci caratterizza ci deve un po' spingere ad essere più curiosi e a capire quali sono le potenzialità, che le vere potenzialità, non quelle che ci raccontano, che il digitale offre per l'architettura. E ce ne sono tante, non so se si possono già stampare case, ci sono tantissimi esempi in questo momento, con la
3D printer si è stampato ultimamente a Dubai, un ufficio, si stampano organi in questo momento. La Autodesk investe tantissimo in synthetic biology. Come mai una azienda che in questo momento è la leader per i sistemi CAD, no? Per i software CAD, ha deciso di investire tantissimo delle sue risorse in SynBio? Perché i sistemi neurali in questo momento sono interessanti per noi? Ecco, forse la creatività è figlia dello studio, è figlia dell'ingegno, è figlia di quello che in questo momento caratterizza la nostra professione, soprattutto per quanto riguarda la professione dell'ingegnere italiano. Io ho conosciuto in giro un po' per il mondo, all'MIT di Boston, a Barcellona, alle Yale di Londra, tanti italiani che sono contenti di stare lì, sono contenti anche di ritornare. Non credo nella divisione delle barriere, come dire, in queste prese di posizione nette. Non so se è una cosa interessante essere all'estero, non so se è come dire, un percorso necessario, perché magari in Italia non viene offerto quel ventaglio di informazioni e di conoscenze utili ad una crescita professionale. So che ognuno di noi ha un percorso e che viviamo comunque in una società cambiata. Ed è interessante intercettare con il nostro spirito, con lo spirito italiano, questo percorso e capire quale può essere una via italiana, anche una via mediterranea, all'incontro tra il digitale e la manifattura in edilizia. Grazie. In fondo poi, dal mio punto di vista, bisogna sentire l'ingegnere, una risposta me l'ha data, perché non so perché, ma mentre lei parlava di creatività io pensavo molto alla parola contaminazione, in qualche modo forse c'entra rispetto al discorso che lei ha fatto. Allora vorrei porre la stessa domanda a Italia Lagazio, cioè che cosa pensa rispetto a tutta questa tecnologia rapportata alla creatività. Aspetti che forse... Prego. C'è il microfono che cominciamo a sentire. Vada pure. Niente, il microfono. Non ce l'abbiamo? Adesso proviamo, vediamo se ho. Ce l'hanno con lei? Sì, no. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo. No. Prego. Okay. Intanto ancora una volta vorrei porre una differenza tra persone e strumenti, perché di fatto la tecnologia, anche questo fraintendimento accade spesso, viene considerata come vincolante. Non dobbiamo dimenticare che al centro della progettazione rimane il progettista, lo strumento è solo un mezzo per poter esprimere quello che ha da esprimere. Quindi, banalmente, pensando alle forme architettoniche molto creative, discutibili quanto vogliamo, della zona del Medio Oriente, ma anche di qualche esperienza milanese ormai, sono forme decisamente creative, e addirittura devo dire che senza le tecnologie, quindi la possibilità di modellazioni su massa, per esempio, non sarebbero state possibili in maniera tradizionale. Quindi diciamo che se vogliamo creare una differenza rispetto al passato, le cosiddette tecnologie abilitanti ci danno qualche possibilità in più piuttosto che in meno. Sì. Allora, volevo lanciare la seconda domanda, vediamo, io poi sono non solo un po' maldestro oggi, ma un po' indisciplinato, mi sono messo qui e invece su questi schermi ci dovrebbero essere insomma d'ausilio, però la seconda domanda del nostro sondaggio è: quanto credi in una rapida, eccola qui, affermazione, sviluppo e trasformazione delle strutture professionali nella direzione di una professione digitale? Quanto credi in una rapida affermazione, sviluppo e trasformazione? Anche qui insomma mi pare che ci sia una domanda molto chiara e aspettiamo le vostre risposte sempre tramite app, così adesso appena concludiamo la discussione vediamo un po' chi ha risposto e cosa ha risposto. Allora, Baradono, non so se voleva anche, se rispetto a quest'ultima sollecitazione, dire la sua. Ma sulla creatività, la creatività è la caratteristica dell'individuo. Noi siamo un popolo molto creativo, però la condivisione dell'informazione favorisce l'integrazione delle competenze, quindi il gioco di squadra in campo progettuale, no? E quindi secondo me alla fine favorisce anche la creatività. Quindi io credo
che queste metodologie, questi metodi e strumenti, condivido con la collega quello che ha detto, metodi che aiutano e strumenti sono altre cose, questi metodi e strumenti favoriscono anche la creatività e il gioco di squadra. Andiamo un po' nel dettaglio, sì, nella pratica dell'ingegneria, perché voglio dire, parlare in astratto è bellissimo, però vorrei anche un attimo calarmi nella realtà. Un appalto significa chiaramente un progetto, c'è cioè un codice, prevede un progetto esecutivo. Cosa possiamo fare con il BIM? Come possiamo traslare questa capacità di condividere informazioni e di mettere a confronto soluzioni con quello che ha scritto il codice? Allora, dal punto di vista prettamente logico c'è poco, nel senso che mettendo in appalto un progetto esecutivo, per chi è del settore un lodo 350, cioè una classe di definizione 350, significa piuttosto definita, chiaramente limita un pochettino l'approccio che poteva essere un approccio integrato come era un tempo, no? Anche se stiamo studiando delle soluzioni legali a questo LEC che ci dà la norma. Una possibilità potrebbe essere, per esempio, quello di suggerire al legislatore in fase di revisione di questo codice che proprio per questo approccio condiviso si possano prevedere degli appalti di tipo integrato che erano quelli di un tempo, insomma, però solamente rivolti all'approccio digitale, perché l'approccio digitale sostanzialmente permette il confronto tra le soluzioni, no? Un confronto anche estremamente efficace tra le soluzioni. Naturalmente il discorso poi è qual è la commissione che giudica. Allora, tutto questo, le parole che dico fanno vedere un tempo che ci vorrà per far crescere tutto il settore, dalla committenza chiaramente, ma anche professionisti e imprese. I vantaggi però, come dicevo prima, lasciamo stare la committenza, che chiaramente ha dei vantaggi, tempi certi. Io ho fatto delle sperimentazioni in cui non abbiamo più avuto una variante, nemmeno se ci sparavano, però anche questo naturalmente dipende poi da come si conducono le cose. Ecco, allora, i professionisti, come diceva il collega, l'ingegneria è un approccio multidisciplinare, ormai è diventato multidisciplinare, no? Non esiste più solamente quello che fa l'architettonico, passa a uno strutturista, eccetera. Quindi in un mondo multidisciplinare le soluzioni condivise sono quelle che sono più efficaci, e quindi evidentemente il progettista, il gruppo di progettazione che utilizza questi sistemi viene favorito enormemente. Chiaramente c'è l'analisi dell'errore, esiste una procedimentalizzazione che consente anche un'ottimizzazione, quindi il professionista ne ha un vantaggio. Ma l'impresa, nella gestione della commessa, io ho fatto delle valutazioni con imprese che utilizzano il BIM anche in appalti, dove la gara è una gara tradizionalissima con un progetto cartaceo normalissimo, l'impresa digitalizza il progetto e ottimizza la gestione della fornitura materiale, la gestione della commessa e quant'altro, e mi dicono che ottengono dei miglioramenti, delle ottimizzazioni dell'ordine del 5-7%. Quindi c'è un vantaggio per i professionisti, il vantaggio per l'impresa e il vantaggio per la committenza. In tutto questo ci vuole un po' di tempo per mettersi a regime, per fare in modo che strumenti e metodi possano essere condivisi, perché dobbiamo rivedere completamente il rapporto che c'è tra la committenza, i professionisti e le imprese. Questo sistema digitale rivede i rapporti, quindi vanno rimodellati, vanno rimodulati questi rapporti. Allora, un attimo, che non so se ci sono delle domande o dei commenti da parte di qualcuno di voi, perché vedete su questo schermo. È al contrario, è specchiato. Io volevo avvertire chi sta proiettando su questo schermo, diciamo, così che lo leggiamo al contrario, come la scritta ambulanza sull'ambulanza, e così non riusciamo a leggere con tutta la capacità, diciamo, innovativa che possiamo avere. Quindi o ce lo mettete in maniera potabile o è difficile riuscire a leggere, che forse è una domanda adesso. Sì, però non così.
diciamo che leonardianamente c'è scritto ci sarà una nuova figura professionale, manager. Chi vuole rispondere di voi tre? Ragazzi, penso che possiamo rispondere tutti e tre, ma di fatto c'è già la richiesta di BIM manager ed è una richiesta molto forte da parte delle aziende, delle imprese di costruzione. Riceviamo tutte le settimane richieste di questo tipo e in questo momento è una richiesta che non riusciamo a soddisfare, quindi è anche un messaggio che tendenzialmente tendo a riportare agli studenti e ai giovani che incominciano la professione un po' demotivati dal fatto che sentono dire che c'è questa crisi, che si stanno per laureare o si sono appena laureati e non trovano lavoro o vogliono andare a fare a tutti i costi un master perché sanno che la laurea non è sufficiente. Mancano le competenze, non mancano i titoli. Assolutamente. Dopo anni diciamo un po' complicati. È assolutamente importante, ma la figura del BIM manager non è una figura che oggi esce direttamente dalla scuola. Vale a dire che questa profonda trasformazione della società andrà a dover impattare anche la formazione, perché altrimenti abbiamo un enorme scollamento tra quella che è la competenza tradizionale di cui i nostri neolaureati sono molto dotati e quella che è la richiesta dell'industria. Quindi abbiamo veramente bisogno di una contaminazione di quella che è l'industria dell'edilizia con il mondo accademico, perché di fatto stiamo un po' forse vivendo quella che è il pregiudizio che imparare a modellare sia ritenuto imparare a disegnare. Io mi ricordo appena laureata che mi dicevano l'ingegnere non disegna, l'ingegnere progetta, quindi si vive un po' questo mantra come lo sporcarsi le mani con lo strumento. Di fatto quando si modella in 3D si progetta, di conseguenza è a pieno titolo un compito da professionista. Se vogliamo, il merito anche di queste nuove tecnologie e del BIM in particolare è di innalzare le competenze un po' a tutti i livelli, quindi anche in maniera più gratificante rispetto al lavoro tradizionale, perché a partire dal progettista, dal modellatore, dal BIM manager, dal BIM coordinator, che saranno tutte figure di cui sentiremo sempre più parlare, ma anche dell'operatore sul campo. Immaginiamo chi va a leggere tradizionalmente una tavola in cantiere che si ritroverà magari in un futuro non così lontano in un cantiere che viene definito paperless, quindi senza carta, dove il modello digitale attraverso le possibilità che ci dà il cloud potrà essere condiviso e ripartito su tutte le maestranze. Di conseguenza sarà una piena condivisione sul campo del modello e darà la possibilità anche a chi effettua il lavoro manuale di avere una competenza e una gratificazione superiore, perché tradizionalmente possiamo immaginare la differenza appunto di ritrovarsi in cantiere a dover mettere anche delle toppe alle carenze progettuali dovute a una scarsa collaborazione in fase di modellazione, di progettazione, rispetto ad un cantiere che funziona come un orologio svizzero con risparmi in termini di tempo ma anche di sicurezza, perché non dimentichiamo che una delle conseguenze di un lavoro in BIM avrà degli impatti enormi a livello della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, perché prima di tutto abbatte i tempi e quindi meno tempo io sto sull'opera e meno rischio, e poi riduce le interferenze e tutto quello che provoca problemi di gestione. Io poter simulare il passaggio di una gru su un portatile prima di arrivare in cantiere e farlo visualizzare dagli operai in 3D dà delle garanzie ben diverse di un'improvvisazione quotidiana. Certo, non so se Ceraso su questo quesito voleva aggiungere qualcosa sulla domanda che era stata interessante. Solo una riflessione sulle competenze, che credo che sia stato centrato proprio dall'intervento che mi ha preceduto. Dal mio punto di vista il tema c'è da fare una riflessione sulle competenze, quindi sulla formazione. La prossima rivoluzione che ci attende è sicuramente la rivoluzione dei sistemi di formazione, non c'è dubbio, l'abbiamo vissuta diciamo, in diversi ambiti. Solo pensiamo ai MOOCs in questo momento, insomma, ci rendiamo conto che la formazione non può essere condotta più come una volta. C'è una rivoluzione in atto che viene come insomma, siamo abituati a percepire questo tipo di rivoluzione, nasce da una rivoluzione tecnologica che poi viviamo anche in tutti gli altri ambiti della società, ad esempio così, viene
dai paesi anglosassoni, anche in questo caso ci sta travolgendo ed è in qualche modo legata, strettamente legata al digitale e alle conseguenze che il digitale ha portato. La liberalizzazione delle conoscenze, quindi l'accesso a nuove conoscenze in forma libera. L'offerta di questa conoscenza praticamente a tutti. Qui non si pone quindi più l'accento su chi può attingere o chi può arrivare a quelle conoscenze. Qui c'è bisogno ancora di un'altra figura. C'è bisogno della figura del traghettatore. Chi in questo mare enorme e sterminato di conoscenze si prende sulle spalle l'onere di traghettare il discente nel giusto, attraverso il giusto mare delle conoscenze, perché sarebbe impossibile affrontarle tutte e tutte ci sono in questo momento date a disposizione. La figura del traghettatore in questo momento è fondamentale e non può essere fatta che da tecnici, quindi io ancora una volta abbraccio anche il taglio sociale che è stato citato negli interventi prima di me, che secondo me l'ingegnere e l'architetto in questo momento di cui si devono far carico. È fondamentale capire come sta cambiando la società, è fondamentale capire in che modo e quali sono le nuove prospettive anche professionali che la figura dell'architetto e la figura dell'ingegnere dovranno prendersi sulle spalle, questo sicuramente. Grazie, allora ce l'abbiamo fatta, adesso riusciamo a leggere, era diventato un perfido gioco enigmistico prima, riusciamo a leggere le domande, grazie. Allora, io lavoro da anni nella pubblica amministrazione ed è difficile non diventare castori per avviare la vera svolta verso il digitale come nel Regno Unito, occorre riformare e stimolare la PA, ci vuole tempo ma soprattutto professionalità, ce l'abbiamo, la salvaguardiamo e la scegliamo nei concorsi? La risposta è semplice, non ci sono ancora concorsi, quindi per il momento direi che risolviamo il problema. Posso testimoniare, noi abbiamo nel nostro provveditorato, si stanno laureando 2 bill manager al Politecnico di Milano. Io vi posso testimoniare, adesso al di là di tutto, la passione che è tornata sui banchi di lavoro, l'interesse che era totalmente sopito. Ho riscontrato dialogo, condivisione, carte attorno a un tavolo, ragionamenti, io non vedevo più da anni queste cose. Questa è una cosa molto bella, che ovviamente va da sé che questo ha interessato quelli forse un po' più giovani. Giovane nella pubblica amministrazione significa maggiore uguale a 45 anni. Quindi mi dispiace per tutti voi. Giusto per capirci. Per capirci, esattamente. Però, ripeto, io testimonio la passione, testimonio anche tutti i corsi di BIM Manager nel Politecnico di Milano, adesso ci sarà la Sapienza, a Federico II, eccetera, avranno il tutto esaurito assoluto. Quindi questo è il futuro che si percepisce. Allora, c'erano altre domande che non abbiamo potuto leggere per quel problema, adesso se magari ce le riproponete così possiamo sottoporle ai nostri amici, ai nostri ospiti qui, vediamo, adesso arrivano, ce n'erano, ne ho viste più di una prima, riusciamo a riproporle così rispondiamo a qualche altro ingegnere, vediamo un po', arriverà, please stand by, aspettiamo, eccola, Giovanna scrive, il BIM aumenterà i costi della progettazione almeno in una prima fase, competenti, pronto, ecco. Sono disponibili a riconoscere gli investimenti necessari? Chi vuole rispondere? Rispondo io, sì. Sì, perché abbiamo già studiato nelle somme a disposizione dei meccanismi, no, per permettere sia alle imprese il riconoscimento, diciamo, della digitalizzazione, sia per le imprese sia per i professionisti. Quindi la risposta è senz'altro sì. Dobbiamo investire, quindi la committenza vuole investire in questo. Vuole investire, certo. È una cosa importante. Allora vediamo, adesso arrivano le altre domande, ce n'erano appunto almeno un paio che ho visto prima, credo che una fosse anche per Ilaria Lagazio, ma adesso vediamo, adesso arriva, come vedete tutto impresa assolutamente diretta, poi non so, chiedo se già abbiamo un'idea delle risposte che riguardano il sondaggio, così adesso prima di poi chiudere questa tavola, questa sessione, diamo conto anche del sondaggio, vediamo se ci sono qui altri commenti, altre domande, eccola qui,
abbassatela un po' però perché mi mettono alla prova in una maniera. Adesso c'è però tutto nero, vediamo, faccio la radiocronaca qui del combo, si chiama questo. Allora ecco, però ci siamo, piano piano ci arriviamo. Ecco, per la Gazio, chi guida la standardizzazione dei software BIM? Ecco, scusa, per me sì, software, per me era Station Wagon, ma non c'è niente BIM. O come è avvenuto in altri settori, esisteranno SV diversi con formati diversi? Questa è la domanda. Sì. Allora, intanto BIM è prima di tutto collaborazione e interoperabilità a tutti i livelli, quindi la domanda è rivolta a me perché in qualche modo rappresento una software house, è un discorso che tutte le software house hanno fortemente a cuore, non parlo solo per Autodesk. Sì. Ci sono delle associazioni di cui Autodesk è stato un membro fondatore, parlo di Building Smart International, che è un ente che ha avuto lo scopo inizialmente di generare un codice neutro, quindi un codice di scambio dati tra i diversi software. Tutte le principali software house sono coinvolte e investono in questa direzione, proprio perché il formato IFC, che è l'acronimo di Industry Foundation Plus, garantisca la totale interoperabilità tra i diversi software. Quindi giustamente anche nell'ottica di un appalto pubblico, per un discorso di correttezza rispetto alle diverse software house, c'è l'esigenza di poter consegnare un modello che sia neutro, quindi che qualunque sia il software che io adotto lo potrò aprire ed utilizzare. C'è ancora una strada da fare sicuramente, questa è la direzione in cui stiamo andando, tra 10 anni avremo sicuramente dei formati di interoperabilità molto più accurati di quelli che abbiamo oggi, quindi passeremo una quantità di dati in maniera neutra da un software all'altro in maniera assolutamente completa. L'ente Building Smart è l'unico ente mondiale che certifica la interoperabilità dei vari software, quindi il software che ha questa targhetta IFC compatibile è il software che può essere utilizzato in questo tipo di scambio di dati. Questo proprio perché la collaboratività è una priorità per tutti, quindi tra software, abbiamo visto tra professionisti e ho visto prima nel breve filmato che è andato in onda, e anche una preoccupazione interna all'ordine tra le diverse figure dell'ingegnere, quindi quello dell'informazione, quello dell'edilizia e quello dell'industria. Quindi trasversalmente noi avremo modalità di collaborazione sempre più ampie, a partire dalle persone fino agli strumenti, fino ai processi. Sì. Sulla standardizzazione, se posso. Sì. Sì. Per aggiungere una cosa sulla standardizzazione, ci sono 3 tavoli nazionali e internazionali che stanno lavorando alla standardizzazione, uno in tavolo ISO, quindi internazionale mondiale, l'altro il CEN, il tavolo europeo, il 442, TC442, e l'altro l'UNI con un TC, se non sbaglio, il numero 33, se non vorrei dire stupidaggini, che dovrebbero finire i lavori, l'UNI dovrebbe finire i lavori verso dicembre, inizio gennaio, così. Il CEN dovrebbe finire l'anno prossimo, così come l'ISO, e l'European BIM Task Group, che dovrebbe predisporre le linee guida per tutti gli enti, i committenti, i grandi committenti di Stato, dovrebbe chiudere i lavori, presumiamo, nell'arco di un anno e mezzo. Quindi fra un anno e mezzo dovremmo avere tutta una serie di documenti, di linee guida, di standardizzazione che ci consentiranno di utilizzare appieno, cosa che non si può fare anche oggi, però si potrà fare meglio anche domani, fra un po' di tempo. Un altro piccolo passo in avanti, insomma. Esatto. Allora, mi intimano, fine delle domande, ora i risultati dei sondaggi. Allora, non so se volete, lo facciamo, vi ricordo la prima domanda, vediamo i risultati del sondaggio. La prima domanda era se siete concordi con l'affermazione che il BIM non deve essere inteso come uno strumento, una nuova tecnologia per la redazione di progetti, ma come metodo, come processo chiave dell'ingegneria, capace di innovare il sistema anche attraverso un linguaggio comune ed interconnesso dei 3 settori dell'ingegneria. Eccolo qua, vediamo un po' a questa domanda che cosa. Allora, la risposta è, vediamo un po', l'81% è molto abbastanza d'accordo con questa affermazione, il 19%, insomma il 20%, poco o per niente, quindi c'è una maggioranza diciamo molto netta
rispetto al BIM? Bisogna sorprendere questa risposta? No, lo chiedo ai miei no, per quello che avevate detto anche, insomma. E poi c'è la seconda domanda, che adesso vediamo: quanto credi in una rapida affermazione, sviluppo e trasformazione delle strutture professionali nella direzione, eccola qua, di una professione digitale, arrivano i risultati? Eccoli qua, allora, quanto credi che molto e abbastanza in una rapida affermazione, sviluppo e trasformazione delle strutture professionali nella direzione della professione digitale? Poco per niente, è un dato incoraggiante questo, no? Abbiamo un pubblico di ottimisti, abbiamo un pubblico di ottimisti in effetti oggi. Devo dire che diciamo questa percentuale anche insomma, è netta, non lascia spazio a interpretazioni come si fa con le elezioni, questa è molto chiara. Sì, mi sembra un po' il risultato di Roma, Raggi Giacchetti, ma questo è un altro discorso. Allora, volete dire qualcosa su quest'altra risposta? Su come hanno risposto a questa domanda? No. Sì. Posso aggiungere solamente che questo mi fa piacere, credo che appunto incoraggiante. Io credo nell'opportunità di questo paese di crescere, cioè l'efficientamento del settore delle costruzioni ci consentirà un maggior tasso di crescita in questo settore, che poi è il fine ultimo di noi cittadini tutti, perché una crescita maggiore ci consente anche una